Allora, buonasera a tutti. Noi oggi volevamo un po' raccontarvi e confrontarci con noi sulle nostre esperienze relative al gruppo che conduciamo ad Aria, un gruppo per adolescenti con difficoltà relazionali. Per cui oggi volevamo un po' raccontarvi la nostra esperienza, facendo anche un piccolo preambolo su cosa sia il gruppo e cosa sia il gruppo in adolescenza. Allora, il gruppo come strumento di lavoro in ambito clinico in psicologia viene utilizzato sin dagli anni 30. Il primo studioso fu Lewin, che definì il gruppo come una totalità dinamica. Questo significa che è un elemento che è costituito da più della somma dei singoli partecipanti. Questo significa che in un gruppo, il gruppo è l'elemento che viene a costituirsi dalle relazioni che si connettono tra i partecipanti, quindi è un elemento proprio a sé stante con delle dinamiche che devono un po' essere osservate e rese esplicite all'interno del gruppo. Questo perché? Perché all'interno del gruppo poi i partecipanti assumono un proprio ruolo in quella dinamica che ricalca in qualche modo gli schemi di comportamento che ognuno vive nella realtà, nella realtà e nei propri contesti al di fuori. Da questi studi nasce poi la psicoterapia analitica. Questa psicoterapia è una psicoterapia particolare che è psicoterapia condotta dal gruppo attraverso il gruppo nei confronti del gruppo. Questo significa occuparsi sempre sia delle dinamiche di gruppo, ma tornando sempre ai singoli. Ognuno fa il proprio percorso all'interno del gruppo, parlando delle proprie difficoltà e esplorando il proprio mondo interno. Si utilizza anche il gruppo per evidenziare quelle che sono le dinamiche che ciascuno poi mette in campo, quelle che sono le modalità relazionali che ognuno vive e appunto mette in campo all'interno del gruppo e tra i partecipanti. Questo riteniamo che sia un fattore molto importante perché ci permette di vedere in ogni seduta, nel qui ed ora della seduta, come ciascuno entra in relazione con l'altro, quindi quali sono i suoi schemi di comportamento. E questo significa poi osservarli, saperli osservare, saper poter attivare un pensiero su quel determinato schema per poi andarlo a modificare. Questi sono quindi fattori positivi che Yalom definisce poi i fattori terapeutici del gruppo. Tra i più importanti si può parlare dell'universalità. L'universalità significa che ciascun partecipante, trovandosi all'interno del gruppo, nel momento in cui si rende conto che non è solo a provare una determinata difficoltà, a vivere un momento di malessere, ma un'altra persona che sta vivendo quel particolare malessere, questo incide perché significa ridurre notevolmente il livello di malessere. Scoprire che non si è soli a sperimentare una data situazione. Si può poi parlare di informazione, di altruismo, quindi l'altruismo significa proprio quello di poter aiutare un'altra persona. Molte volte succede che appunto in un gruppo si possa aiutare, mettersi nei panni dell'altro per dare un consiglio, per dare al tuo posto cosa farei io. Questo significa aumentare l'autostima, perché in realtà si scoprono dentro di sé delle risorse, delle capacità che talvolta non si pensava di avere. E poi si parla poi di apprendimento un po' imitativo, dello sviluppo delle tecniche di socializzazione, che poi è anche il fine ultimo, del nostro Nostro gruppo. gruppo. Quindi, appunto, l'imparare a stare con gli altri, a relazionarsi in modo costruttivo e in modo sano. Questo perché? Perché in realtà tutti noi
viviamo all'interno di contesti di gruppo. Nasciamo in un gruppo, che è quello primario, quello familiare, e attraversiamo tanti gruppi, dai piccoli gruppi ai grandi gruppi, dal lavoro, dalla palestra, dallo sport. Quindi siamo proprio animali relazionali e sociali, e quindi ci tocca un po' far palestra sempre di relazioni, di stare con gli altri. In adolescenza tutto questo si traduce nel gruppo dei pari. Il gruppo di pari riveste un'importanza fondamentale in adolescenza, perché si passa dal gruppo primario, quindi il gruppo familiare, al mondo sociale. E il gruppo dei pari è un po' il tramite in cui l'adolescente cerca di sperimentarsi, di sperimentare anche quello che ha capito di sé, quello che ha cercato di definire della propria identità nel mondo di prima, no? Nel contesto familiare. E lo fa attraverso un contesto che per lui è un contesto di sicurezza, in cui potersi appunto sperimentare, esplorare il mondo sociale. E il gruppo, questo è un elemento costitutivo anche dell'identità. Noi ci formiamo attraverso le relazioni, il bambino si forma attraverso un po' lo sguardo materno. Lo sguardo materno è quello che rimanda al bambino l'identità, quindi il bambino capisce chi è la sua esistenza, il senso dell'essere nel mondo attraverso un sguardo materno. In adolescenza tutto questo riveste un'importanza fondamentale, perché l'adolescente va nel mondo cercando di capire sempre di più chi è nel mondo, quali sono le sue capacità, quali sono le sue abilità e quali sono invece i suoi limiti e le sue difficoltà. E il gruppo dei pari è proprio un contesto che rimanda all'adolescente chi è. Diciamo che invece ad Aria abbiamo una situazione in cui arrivano degli adolescenti in blocco su questa situazione di gruppo. Il gruppo è stato pensato perché... Ma funziona? Sì. Ok. Il gruppo è stato pensato perché sempre di più, quando ci siamo confrontati con questi ragazzi, ci siamo resi conto che molti di loro arrivavano proprio con delle difficoltà che erano riversate sul loro ambiente, insomma. Quindi avevamo dei ragazzi che non riescono a fare amicizia, o che fanno delle amicizie che sono molto fittizie, delle cose che sono insoddisfacenti in qualche modo, e che quindi li spaventano, perché quello che arriva a loro è soltanto, non lo so, io valgo solo se faccio un certo tipo di cosa che non mi appartiene, non mi rappresenta, ma mi permette di stare nel gruppo. E quindi questo è, insomma, quando ci siamo resi conto di questo, abbiamo cominciato a pensare di fare questo intervento di gruppo, che chiama poi una volta alla settimana, per un'ora e mezza alla settimana. Abbiamo fatto un po' di, insomma, abbiamo dovuto accumulare un po' di ragazzi per poter cominciare, e quindi siamo partiti da aprile del 2016 sostanzialmente. Questi ragazzi vengono da noi in parte? Sì, no, volevo aggiungere che... Vabbè. No, ma vedi che lo sentiamo inefficace. sono ragazzi che si trovano proprio in blocco rispetto alle relazioni, sono ragazzi per lo più isolati, e questo, non hanno proprio un gruppo di pari che funziona come appunto rimando su di sé, ma non hanno dei contesti sociali in cui sperimentarsi proprio. Io c'ho la scuola, per esempio. Sì, ma sì. Appunto. Sono ragazzi adolescenti tra i 14 e i 18 anni, il gruppo piccoli, però in realtà si è dall'anno scorso, nel 2017, aprile 2017, abbiamo avviato un nuovo gruppo con ragazzi un po' più grandi, quindi dai 19 ai 21 anni. Quindi sono proprio comprendenti tutta la fascia adolescenziale.
E sono ragazzi che si trovano proprio in blocco rispetto alle situazioni di relazione, vivono un contesto di emarginazione all'interno anche delle proprie classi, per cui sono i ragazzi isolati, che non hanno proprio un gruppo di... Beh, questo, a volte vengono mandati dagli insegnanti, a volte ci sono anche gli psicologi a scuola, quindi quando ravvedono la necessità, ma questo anche per i percorsi individuali. Però magari all'interno qualcuno viene proprio per fare un percorso di gruppo. Di prassi noi prima di farli entrare nel gruppo comunque facciamo un percorso individuale. Di solito quando si individua questa la tematica gruppo vengono inviati o a me o alla collega proprio per poi poterli inserire, però si fa prima un percorso di conoscenza individuale in modo tale da insomma anche tirar fuori delle tematiche che magari loro hanno latenti ma di cui non se ne rendono conto. Altre volte sono proprio i colleghi che ce li mandano. Quindi questo è un po' il modo in cui accedono. Ecco, altre volte individuiamo noi la necessità e quindi proviamo a proporglielo e di solito accettano, insomma. Sì, il gruppo quindi è partito nell'aprile 2016, come diceva Angela, è un gruppo che si trova una volta a settimana, tutti i giovedì pomeriggio, della durata di 1 ora e mezza. All'interno del gruppo ognuno fa il suo percorso, per cui in itinere del percorso i ragazzi possono entrare e fanno il loro percorso, a un certo punto si decide poi di concludere il percorso, per cui si esce, si definisce quindi un gruppo semi aperto come dispositivo dal punto di vista teorico, questo perché permette sempre l'entrata e l'uscita dei ragazzi in modo pensato. È un gruppo che ha le sue regole per stare, vengono condivise nei colloqui preliminari al gruppo e vengono condivise anche in gruppo. Questo sono definite per il semplice fatto che noi siamo anche un po' noi come conduttrici siamo anche un po' le detentrici del benessere, del poter stare proprio in gruppo. Queste regole sono semplicemente la riservatezza di quello che viene detto, la costanza nel venire agli incontri, quindi la presenza. Il non giudizio su quello che viene detto. Il fatto di avvertire, per esempio, se loro non vengono, no? In modo tale anche da renderci conto di chi c'è e chi no, e perché non vengono sostanzialmente. E la regola base che è quella di non vedersi fuori. E su questo però abbiamo insomma delle difficoltà, ecco. E nel senso che forse una volta questa regola era più facile, no? Quando c'erano meno possibilità di mettersi in contatto. Adesso tutti loro hanno un telefono, tutti loro hanno il famigerato WhatsApp e quindi è interessante perché sono due gruppi diversi, di due età diverse, si comportano in maniera molto diversa rispetto a questa regola, per esempio. Sì, la regola nasce per dare una struttura proprio del gruppo, nel senso che nel momento in cui io mi vedo con un altro partecipante fuori dal gruppo nascono poi le fantasie su chissà cosa si dicono fuori, si creano delle coppie, si creano dei sottogruppi, per cui va a inficiare proprio sulla dinamica del poter invece vedere cosa succede nelle relazioni. In più, una volta che cioè quello non è un gruppo di amici, questa è una cosa che dobbiamo sempre specificare. Voi non venite da noi per diventare amici fra di voi, perché questo è un gruppo dove potete sperimentare il vostro modo di essere, ma se io divento amica di qualcuno, poi faccio anche fatica a tirar fuori la parte peggiore di me, per farla breve, no? Quindi nel gruppo a quel punto non lo dirò più perché ho paura di deludere questa persona o cose del genere, mentre se fosse un gruppo di persone che si vedono soltanto in quel momento potrebbero essere più autentiche. E questa è una cosa che tutto sommato tra i piccoli funziona abbastanza, perché ci siamo anche interrogate del perché, nel senso che i piccoli si vedono al gruppo e basta, hanno i numeri di telefono ma non hanno un gruppo WhatsApp con tutti quanti e non si chiamano sostanzialmente, no? Quindi si vedono ogni settimana, sono interessati, no? Quindi chiedono come mai questo non c'è o che cosa,
però restano nella regola del non ci si può vedere fuori. Mentre nel gruppo dei grandi questa è stata bypassata immediatamente, sostanzialmente, e questo dipende dalla solitudine. Ci siamo un po' interrogate, no? Nel senso che comunque i piccoli hanno una struttura, vanno a pallacanestro, vanno a scuola, hanno un gruppo comunque che sta dietro, sì, pallacanestro per dirne una, ma hanno un gruppo comunque in cui si possono confrontare. Magari non funziona un granché, però c'è. Mentre i nostri grandi magari vanno all'università, però non si trovano bene, non sono riusciti a inserirsi nell'università, che è molto più dispersiva, qualcuno non lavora, non studia, insomma si sentono proprio tanto soli e sembra che facciano proprio fatica anche a trovare un posto dove, dove poter conoscere altri. Quindi sono persone che non sono, non vanno, non escono, non vanno alle feste, non fanno cose che noi ci aspettiamo da ragazzi di 20 anni e questo li rende proprio impoveriti dal punto di vista relazionale e più restano impoveriti più si spaventano per tutto quello che può succedere. Guardi, no, perché non verrebbero neanche da noi, quindi bisognerebbe farla online a quel punto, la terapia di gruppo, perché ci fossero. No, quelli non vengono neanche ad aria, nel senso che... Sì, parliamo sempre comunque di un contesto di aria, che è un contesto anche di prevenzione, per cui... Parliamo comunque sì, di persone che stanno... Tutto sommato anche abbastanza bene, nel senso che noi abbiamo un genere di utenza che è comunque un'utenza consapevole. Quelli che vengono ad aria sono ragazzi che sanno di non stare bene e non è proprio banale, eh? Nel senso che sono già un livello alto. Mi viene in mente che se dicevate che prima era sono fatti da ragazzi che avevano difficoltà a relazionarsi piuttosto soli, in realtà è già un risultato per quelli che si vedono tra di loro. Ma infatti questo è un problema, è un paradosso per cui noi gli diciamo non dovete vedervi, però ma, cioè, stanno proprio organizzando, loro si vedono per poi uscire e andare, poi tu li vedi fuori sui divanetti e sono lì che ciaccolano tutti contenti, poi vengono da noi, allora dite cosa dovete fare, insomma c'è un po' forse la... Il discorso che fuori sui divanetti possono chiacchierare, loro intendono magari il gruppo più come un posto, diciamo, di cura, quindi dove devono dire delle cose intelligenti, diciamo, no? Poi ci siamo noi che bassiamo il tiro, però comunque, insomma, però dopo escono, vanno al bar, insomma, è anche quello che non riusciamo neanche a dire fuori dal gruppo se non vi vedete più, perché, cioè, se vi ancora dovete, la regola è che dovete essere espulsi dal gruppo, perché sennò se ne vanno in massa, tra l'altro restiamo lei ed io a farci il nostro gruppo e che noi ci vediamo anche fuori oltretutto. Però sì, è un po' quello, nel senso che loro veramente hanno trovato una risorsa, sto parlando dei grandi, hanno trovato una risorsa fra di loro, no? Ogni tanto su questo ci sono stati anche dei problemi, perché magari è arrivato qualche ragazzo che ha creduto di trovare in questi qua i famosi amici, nonostante noi lo diciamo e lo ripetiamo, ha creduto di trovarli e ha cominciato ad appoggiarsi a loro troppo, perché comunque questi sono ragazzi fragili, non è che siano abbastanza forti da caricarsi dei pesi degli altri, se sono pesi elevati. Per cui anche loro hanno fatto un po' fatica, hanno dovuto in qualche modo denunciare la cosa, perché hanno cercato di gestirsela tra di loro con questo gruppo WhatsApp. Sto ragazzo è arrivato, ha cominciato a martellarli con messaggi continui, fino a quando la volta dopo l'hanno denunciato. Ecco, è quello che noi ci sentiamo di dire è che siamo noi, i genitori della faccenda, no? Diciamo, voi, non, insomma, è come se voi steste un po' annegando e qualcuno vi si attacca, vi tira ancora più giù, quindi questa roba deve essere gestita da noi, non voi che cercate di aiutarvi da soli, perché per certi versi si può fare, ma non sempre, non con tutti, insomma.
E quindi Volevo solo aggiungere che nel momento in cui, rispetto alla regola del non vedersi fuori, abbiamo esteso al fatto che se vi vedete riportatelo qui in gruppo, perché è sempre materiale di lavoro, per cui se no siamo noi poi le escluse dal loro gruppo, per cui si cerca un po' di lavorare anche con questo elemento. Questo. Direi stato più all'inizio una grande difficoltà a trovare ragazzi maschi, adesso invece delle cose sono più equilibrate. Comunque la prevalenza è femminile. Ma quello che possiamo raccontare è un po' anche le tematiche che emergono da questo gruppo, magari partendo invece anche dal chiedere se vi ritrovate in queste cose che stiamo dicendo, in queste difficoltà dei ragazzi dal vostro punto di vista, quindi qual è il ruolo che un po' ricoprite nei confronti di questi ragazzi, se avete voglia di raccontarci quali sono le difficoltà relazionali che vedete voi negli adolescenti di adesso e come si manifestano secondo voi. Io per esempio, come diceva lei, ha delle reazioni molto no, dicevo, ha delle amicizie, ma non è il gruppo di amici che ha da tempo a cui fare riferimento, sono amicizie un po' qua, un po' là, e ogni volta è tutto da costruire, anche un sabato sera. Quindi a volte capita anche che, non riuscendo a trovare, magari sabato sera sta a casa, ecco. Quanti anni ha suo figlio? È sempre stato così? Si diventa un po' più selettivi magari crescendo, e quindi si ha difficoltà ad avere gli amici di riferimento, ecco. Ma è sempre stato così o no? Quindi può darsi che si sia rotto qualcosa con il gruppo precedente. E vieni Laura, parliamone qua, così almeno è solo un microfono, dai. Sì, no, vabbè. Era per dare una risposta alla signora che fosse. Forse quando si è più piccoli si sta un po' con tutti. Quando si cresce si è un po' più selettivi. E quindi se si inizia però a selezionare tanto, poi a volte si rischia di rimanere un po' da soli, no? Mi sembra che abbia degli altri ragazzi con cui uscire, però non sono un gruppo, sono sparsi. Esatto, sono sempre un gruppo. Esatto, c'è il gruppo di teatro, il gruppo della scuola, quindi è sempre un po' da. Ma forse è proprio perché questi ragazzi non hanno un luogo reale, vero, dove trovarsi. Che ne so, una volta c'era l'oratorio e sapevo che a qualsiasi ora c'era qualcuno, e invece adesso, proprio perché non c'è un luogo fisico, è chiaro che il luogo di incontro diventa il telefono, e poi si perde proprio nella relazione. Sì, quello a cui assistiamo noi è talvolta anche quello a cui assistiamo noi è anche talvolta la facilità con cui un ragazzo si relaziona attraverso internet piuttosto che relazionarsi nella vita reale, perché nella vita reale significa più fatica, significa mettersi in gioco, scontrarsi proprio con le proprie difficoltà e con le proprie capacità, mentre su internet è un po' più facile la cosa, per cui talvolta assistiamo a questo fenomeno in cui appunto si ha proprio difficoltà a mantenere delle amicizie nella vita reale. Sì, ormai non ci si telefona neanche più, no? Sì, si scrive e basta. Non si scrive. Poi vabbè, cambiando magari scuola, cambiando, crescendo, poi si perdono queste relazioni, ma poi Forse è difficile crearne altre, anche perché magari entrando in un gruppo classe diverso,
che ormai si è formato, si fa anche un po' fatica, no? A trovare il proprio spazio. E poi non perché la persona non vuole avere relazioni, potrebbe anche averle, però questi gruppi poi alla fine sono sempre un po' chiusi ad accettare i nuovi. No, non ce la faremo mai con questa storia del microfono. Fatemene una ragione. No. Ok. Noi possiamo urlare di più e lasciare il microfono loro. No, non ascolto. Ah, ok. Ma dalla vostra esperienza quando è il momento in cui il gruppo non lo vuole più? Può stare senza e stare bene? Stare nel nostro gruppo? No, il gruppo che intendeva la signora, cioè fino a quando si ha bisogno del gruppo per essere finito? Io direi più o meno sempre. Non è che... Sempre, nel senso che noi siamo appunto sempre immersi nei gruppi, nel senso che appunto abbiamo a che fare con tante relazioni e con il nostro modo di relazionarci con gli altri. Sì, forse qui ne stiamo parlando come di creazione di identità versus il fatto del piacere di stare in un gruppo. Ah no, d'accordo, il branco. Sì, sì. A un certo punto c'è una fase in cui sentiamo più. Ah, d'accordo, d'accordo. Momenti in cui probabilmente iniziamo a non averne più bisogno. Allora mi chiedevo qual è più o meno, secondo voi, un momento. Adesso la signora parlava di suo figlio di 18 anni, mi chiedevo ma a 18 anni necessariamente uno per sentirsi bene deve ancora avere un gruppo? C'è un momento, un'età in cui poi ma secondo non so, nel senso che a 18 anni secondo me c'è la necessità di sperimentarsi in un gruppo e se ci sono delle difficoltà a inserirsi in un determinato gruppo contesto è perché possono essere un po' simboli della difficoltà di mettersi in gioco, della paura del giudizio, dello sguardo altrui. In un momento, nell'età adulta, se siamo consapevoli di noi stessi, delle nostre capacità, possiamo attraversare i diversi gruppi con una certa serenità e con un certo pensiero su di noi, no? Riconoscendoci in ogni gruppo come una forma, un'identità. Questo negli adolescenti non succede perché si è proprio in una fase di costruzione di sé, per cui ho bisogno proprio dello sguardo dell'altro per capire chi sono, per capire dove sono i miei limiti, i miei spazi, appunto le mie abilità sociali, per cui in adolescenza è un po' necessario secondo me, crescendo abbiamo la possibilità di sperimentarci e di muoverci in modo più sano e costruttivo poi. La vera domanda è, qual è l'età in cui si cresce? Sì, era questo più o meno? Sì, non è che si cresce, rispetto al vostro lavoro. Ma guarda, a 25 anni, no, sì, è una curiosità. Ma allora le persone che vediamo che hanno più di 21 anni le vediamo a questo punto in maniera, diciamo, nel privato, non le vediamo più in un contesto di gruppo e quindi ti posso rispondere nella mia esperienza lavorativa, diciamo, con dei privati, però non è più la stessa cosa, nel senso che magari vengono lì per altre questioni. Sicuramente ci sono state delle persone che ho visto in difficoltà perché magari non venivano, cioè avevano un modo di porsi che faceva sì che gli altri li allontanassero in qualche modo. Allora, lavorandoci eccetera, a un certo punto si sono costruiti una loro identità per cui poi non avevano più bisogno di confrontarsi con un gruppo enorme, ma erano, diciamo, consapevoli della loro situazione, sempre in cambiamento, in divenire, quello che vuoi, però non sentivano più bisogno di confrontarsi con altri, nel senso che a quel punto ne bastano, non so, 3 o 4, ecco. Non so se ho risposto alla tua domanda. Da noi, siccome li vediamo fino a 21 anni, quelli che noi vediamo, perché magari poi ci sono delle persone che stanno bene e che non hanno il gruppo, però non li vediamo noi, nel senso che non vengono ad Aria, non portano quelle difficoltà relazionali. Me ne viene in mente uno, un ragazzo giovane che, nel senso del gruppo piccoli, che viene e lui
è uno super razionale e tutti i gruppi che vede li saprebbe identificare su quello che gli servono, no? Quindi a scuola questo mi servirebbe per questo, questo per quello, molto partecipa a massa, lo si è interrogato. Stratega. Molto, com'è? Un dirigente. Ma sì, è anche possibile, nel senso che poi una volta che lo si coinvolge, lui anche racconta delle parti di sé. Non vi dico tirar fuori delle parti personali di sti ragazzi, eh? Cioè devi veramente andare lì e spalare perché tirino fuori qualcosa. Lui è uno che a domanda risponde, si mette in gioco, però sono emerse un po' le ipotesi per cui si comporta così, ma è uno che non, cioè, ha delle relazioni molto strategiche, ecco, e alla fine è venuto ad aria perché non stava bene, ma non è tanto consapevole di non stare bene per il gruppo. Ha relazioni utilitaristiche? Sì, ma non in maniera, non so come dire, non è cattivo che dice no, io voglio solo, è che per ragioni sue, diciamo di vita sua, ha imparato a tenere l'emotività molto molto bassa. E quindi l'emotività molto bassa, nel senso che il problema di questi ragazzi a volte è anche l'investimento emotivo, no? Quindi sì, perché comunque il gruppo dei pari è importante, tutta una serie di cose, magari io investo su di te ma tu mi tradisci, poi il tradimento in amicizia in quel periodo lì è tosto, è importante. Ma perché l'ideologia del momento? Forse c'è un po' più di, non so, di attenzione a sé, tra virgolette, no? Quindi la ferita narcisistica dell'essere stato rifiutato da questa persona, piuttosto. Ma che cosa sono io? Come mai mi ha rifiutata questo mio grande amico? Come mai, no? E quindi lì crolla un po'. Entra poi in crisi. E io magari ho anche paura. Allora, se io vengo rifiutato da questa persona a cui ho dato tantissimo e che credevo che mi volesse bene, non è che c'è qualcosa in me che piuttosto... certo! Però il problema è che se io penso di aver dato, e penso che il mio modo di essere sia dare in quella maniera lì, allora forse non funziona. Ma la scuola cosa può fare già nelle medie per insegnare queste cose? Perché bisogna iniziare prima delle superiori, no? No. Per insegnare ad avere dei rapporti, non dico soddisfacenti, ma dei buoni rapporti tra... Non lo so, a non aspettarsi troppo. Ma... dalla nostra esperienza, quello che emerge nella storia di questi ragazzi è un blocco, che talvolta è stato a volte atavico, esatto, cioè che si riversa in questi anni, ma che parla di uno schema di comportamento che in realtà si apprende già da prima. Ma sì, ma guardi, non solo nel gruppo esterno, anche nel gruppo famiglia. Quindi... Però la scuola dovrebbe avere una funzione, o no? La funzione della scuola è quella di prevenire, e quindi sì, di creare un contesto in cui sia possibile, sia possibile per loro fare delle esperienze buone di relazione, mettersi in gioco in modo sano, appunto, nel senso... creare proprio un contesto che poi in realtà noi consigliamo anche tanto di provare contesti esterni. A scuola c'è il tema proprio del giudizio, perché alla fine si va lì per ricevere anche dei voti, quindi ci si mette in gioco sotto il punto di vista del rendimento scolastico. Noi quello che consigliamo tanto anche dei genitori è far sperimentare a questi bambini, ragazzi, preadolescenti dei contesti alternativi alla scuola, che siano lo sport, che siano aspetti più ludici, dove il ragazzo si possa sperimentare senza il voto, il giudizio e lo studio, ma che possa proprio sperimentarsi con dei pari, e quindi entrare in gioco, entrare in relazione in modo diverso. Sì, sì, anche perché poi il confronto gioca anche tanto, no? Sì. Quindi oltretutto adesso quello che viene, che emerge anche spesso, di nuovo siamo sui social, il fatto che
gli altri sembrano avere sempre una vita bellissima, no? Mentono, oppure il momento in cui vedono il termosifone e dicono che giornata fantastica, questo termosifone è stupendo, la mia vita è meravigliosa, e io ci credo e dico, com'è che io non riesco a vederlo così, insomma mi manca qualcosa, c'è qualcosa che non va, siamo sempre felici in giro. Quindi i nostri per esempio hanno un uso, a volte dicono io non mi faccio un profilo di Facebook perché... No, non che fanno bene, no, non è una scelta sana, è una scelta del genere, sono talmente sfigato che non ho niente da scrivere e la gente vedrebbe che io non ho niente da scrivere, per cui non posso. No? Non mi posso permettere di mostrarmi in un determinato modo e di mostrarmi per quel che sono. Per cui o sono la persona che ha mille amicizie, mille relazioni, mille contesti, o non sono niente, quindi non posso farlo, insomma. Non mi posso mostrare. E il tema del mostrarsi è un tema centrale. Sono ragazzi che talvolta non si sentono visti e quindi richiedono uno sguardo in più. Ma quello sguardo è fonte di ansia, di paura, di fastidio, per cui si sta sempre un po' nell'ambivalenza tra il bisogno di essere visti per quel che si è e il bisogno di costruire una maschera agli occhi degli altri per poterci presentare in modo abbastanza consono alle aspettative, e poi la maschera che poi uno si costruisce anche su di sé, no? Quindi, appunto, quell'ideale che è sempre irraggiungibile, però. A volte il lavoro con loro è all'opposto, no? Magari c'è qualcuno che viene al gruppo, sta così fino a quando non tocca a lui parlare e a quel punto poi racconta, e se non lo stoppi occuperebbe un'ora e mezza a raccontare di sé, ma non perché voglia un confronto con gli altri, lo racconta e basta, no? E allora il nostro ruolo in quel caso è cercare tutto di arginare questa persona, ma anche poi di far intervenire gli altri, perché noi dovremmo essere un po' come dei facilitatori in qualche modo, ma insomma anche far emergere, come diceva la collega, le dinamiche che succedono, però le dinamiche succedono se parlano tra di loro, e invece questa è una cosa che adesso forse sta andando meglio, però all'inizio era molto difficile da ottenere, no? Quindi, ma voi cosa ne pensate? E c'è questo silenzio, oppure ci sono delle persone che arrivano, vuoi per la loro storia, per la loro impostazione, che danno sempre aiuto agli altri, ma poi non si mettono mai in gioco loro, no? Quindi questi saranno gli psicologi del domani perfetti, no? Li vogliamo assumere prima del dovuto, però il problema è farli emergere a quel punto, far emergere i loro bisogni, legittimare il fatto che loro possano esprimersi, che possano anche essere visti dagli altri e che possano farsi aiutare dagli altri, perché poi questo sembra essere quasi anche un punto dove non c'è l'abitudine, non c'è il pensiero, no? Io... Il relazionarsi tra di loro non è lo stesso che il relazionarsi con un psicologo che va davanti. Lo so. Perché con questa qui, che è mia amichetta o mio amichetto, o penso che possa esserlo, magari scherzo, anche se ho difficoltà a instaurare relazioni. Poi proverò a parlare di quelle che prova mio figlio, no? Quello che io ritengo è una cosa, ma tu mi interroghi, ma cosa vuoi da me? Cioè, appunto, cioè, mi sento inquisito, e sentirsi inquisito per questo genere di ragazzini, penso io, è terribile. Per esempio, nostro figlio, noi ne abbiamo due, sono entrambi adottati, e quindi la cosa è già, come dire, particolare. Uno scalino in meno o uno scalino in più scala dei problemi. Sono entrambi russi, e uno è stato adottato, il primo, quello che ha più problemi secondo noi di porsi in relazione con gli altri, è stato adottato da 2 anni e mezzo, quindi un piccolino, un tortolino, che poi è diventato Ivan Drago, ha quasi 17 anni e potrebbe fare l'artiglio alpino. C'è, correggimi se sbaglio, e voi ditemi se vado fuori tema,
una linea di demarcazione tra il suo modo di comportarsi con il gruppo e con gli altri prima e dopo, ed è l'adozione del secondo. Che è avvenuta quando? È avvenuta nel 2010, quando lui, il primo, aveva 9 anni. Il secondo adottato è portatore di un complesso di severe patologie congenitali ed è più anziano di lui. E quindi questo ha stornato in maniera pesantissima la nostra attenzione a lui, che era lo zar di tutte il le principe persone, di casa, primogenito, eccetera, eccetera. E poi oltretutto era un bel bambino e poi un giorno ci dice: sono stupido di sentirmi dire che sono bello. Ma fino a quel momento a noi abbiamo sempre avuto la sensazione che non avesse problemi a mettersi in, a giocare con gli altri, a mettersi in relazione, perché stesse se ha sempre mostrato una sorta di predilezione a stare con chi è più grande di lui. Adesso ha due tipi di compagnie: quella dei vecchi amici del paesello, noi stiamo fuori a San Maurizio, con cui qualcuno andava all'asilo, alla scuola materna, e con questi qui sono 5-6 in tutto, correggimi, stai in relazione, gli dico: ma che fate? Ma niente. E di cosa parlate? Ma cretinate. E dicono un sacco di e cioè, tu di cosa vorresti parlare? Per dire, sul suo lettino c'è una fotografia di Che Guevara e una di Vladimir Putin. E io gli dico: Sasha, idee poche ma ben confuse. Ma è perfettamente chiaro. Che Guevara è la parte, diciamo così, ciò che mi spingerebbe a cambiare le cose. Putin è da dove vengo. È l'attuale identificazione della mia originaria identità. La cartina della Russia. E qua la sicura la cartina, ho detto, a mo' quattro. Anche la canzone dei Queen in russo. Ah sì, vabbè, insomma. Quale canzone dei Queen? Commissione, lui è russo. Infatti non ha ancora deciso se quando compierà 18 anni vorrà o non vorrà mantenere la cittadinanza. Ma parla russo? No, a 2 anni e mezzo. No, ma non ha fatto nessuno. No, non parla russo più nemmeno il secondo, che è stato adottato quando aveva 12 anni e parlava solo russo. Dopo un anno aveva dimenticato. Ma questo è un processo ordinario per gli adottati. Vogliono dimenticare. Specialmente il secondo. Non divaghiamo, mi scusi. Allora, rapporto con i suoi amici di vecchia data, che però è descritto come una cosa, ma sì, ma dicono un sacco di stupidaggini, dice: io vorrei parlare di cose e loro vorrebbero parlare del perché la Russia fa così e non fa cos'ha, e gli altri gli ribattono: ma cosa ce ne frega da noi della Russia e della Siria. A scuola frequenta a Lanzo un liceo a indirizzo socio-economico, perché lui si dichiara appassionato di queste cose qui. Inizialmente ha detto: vado alla scuola di papà al Peano, lì lo hanno massacrato ovviamente. Allora, in quanto figlio suo? No, nel senso, no, magari lo insegna, non so. No, lo hanno massacrato in quanto non è adatto. Ah, bom. Perché è dislessico, tra l'altro. Ok. Quindi metti chi più ne ha ne metta, no? E quindi frequenta questa scuola che dice di, per le materie che gli si insegnano, non so, diritto, economia, storia, cose che lo hanno sempre appassionato moltissimo. Infatti all'elementare lui, quando c'era la maestra o le maestre facevano lezioni di storia, così lui perdeva banco, aveva già sentito parlare di quell'argomento da Piero Angela in televisione, vale, attaccava lui e faceva lui la lezione. Adesso invece no, lui con i suoi compagni di scuola ha rapporti zero, forse meno, nel senso che non cerca di andare a trovarne uno, non cerca di dire: ma domani esco con quello. Io, chiuso, è come se gli interessasse l'ambito delle cose delle quali si parla, ma le persone che ci sono lì, fatto salvo per quel professore di diritto che mi tratta con lui sto bene, il professore di filosofia e scienze umane, che è un tipo strano perché abita in una baita sopra l'Anzo e scende tutte le mattine con gli sci, insomma, gli piace perché è strano, e queste cose qui. Quelli normali, non troppo banali. Come
sono scarsi perché la dislessia è un problema severo, un inglese, il francese, la matematica, e lui tende a dire non mi interessa dietro le cose, tanto io capisco, facciamo una gran fatica a tenerlo sui binari, ma soprattutto ci troviamo pesante, troviamo non bello per lui che non riesca ad instaurare una relazione significativa con i compagni di classe che potrebbero aiutarlo. Infatti ci dicono tutti, anche i professori, ci hanno detto, gli vogliono tutti molto bene, però lui è lui che li rifiuta, sono gli altri, li rifiuta forse troppo, è proprio così. Sì. Diciamo che è selettivo. E d'altro canto questi altri amici che ha, quelli del paese, che sono quei 4-5 con cui fanno le scemenze, le sigarette, lo spinello, che tutti stanno con lui perché lui è più fusto e quindi casomai che ci fosse da menare le mani, lui basta che si faccia avanti, si fermano tutti, e quindi gli ho detto, ma senti, ma non vedi che ti usano per quello? Ma sì. E lui si lascia usare perché la spiegazione secondo noi è non tanto velatamente anche da lui, è questa: io ho il solo modo che ho di farmi accettare, non potrei accettare di essere abbandonato anche da questi, perché, lo dico con parole mie, nella sua testa c'è, sono già stato abbandonato da mia madre, certo. Madre naturale, a differenza dell'altro che è malato, che ha avuto severi problemi di salute, che dice a me di questa qui che mi ha abbandonato non me ne frega niente perché mi ha buttato nella pattumiera. E le azioni che dovremmo intraprendere per aiutarlo a imparare a mettersi in relazione con gli altri sono quali? Dirgli, costringerlo a esci con un picco pallino della tua classe, no, non ci esco perché non me ne importa un fico secco, anche se probabilmente poi avverrebbe che magari le cose delle quali a te piace discorrere con quegli altri ce la faresti, invece no, lui ha costruito, cioè si è lasciato crescere ancora questa specie di bolla in cui ci sono questi 4-5 con cui vado d'accordo perché mi accettano così come sono, però facciamo un sacco di discorsi cretini che non mi interessano niente e ce ne stiamo delle mezze ore sedute sulla panchina davanti alla stazione a dire niente. Adesso con le PlayStation in collegamento internet fanno i giochi di ruolo, qualcuno dice che è un modo per socializzare, a me viene molto difficile digerirlo come verità. Sì, perché poi manca poi il contesto reale, no? In cui trovarsi. E quindi non lo so, per esempio io a immaginarlo in un gruppo come quello di cui parlavate voi faccio una certa fatica, perché io credo che sarebbe proprio quello che con voi, che siete più grandi, un po' si aprirebbe o direbbe qualcosa, poi direbbe uffa basta, e con gli altri temo che sarebbe come se fosse in classe e lui si sentirebbe in classe con le maestre, le professoresse davanti, e il suo modus di porsi non credo cambierebbe. Noi, il nostro obiettivo è proprio di andare a stanare quelli che sono gli schemi comportamentali, quindi nel momento in cui un ragazzo dice ho difficoltà a venire possiamo leggerlo come un suo modus operandi, no? Nelle relazioni, ecco che lì si inizia poi a lavorare, cioè nel senso ecco che lì si inizia a fare intravedere al ragazzo quello che è il suo modo di entrare in relazione e quelle che sono le sue difficoltà, e in gruppo si ha l'occasione di modificare quella cosa lì. Ovvio che ci vuole la motivazione per farlo, però noi andiamo proprio, cioè quello è il momento importante in un percorso, perché è ovvio che i ragazzi che entrano in gruppo poi ricalcano in qualche modo tutte le loro difficoltà e quelli che sono i loro modi di comportarsi e di relazionarsi.
c'è chi trova difficoltà ad aprirsi e ovviamente anche in gruppo ha difficoltà ad aprirsi, c'è chi dopo un po' si esaurisce e dice no, non voglio più venire perché non riesco, non mi provoca noia, insomma è proprio lì che c'è la possibilità di cambiare. Cioè la sensazione su queste due parole è che suo figlio in realtà abbia una FIFA blu di relazionarsi con gli altri, no? Quindi fino a quando mi relaziono con l'adulto e costruisco un'identità mia che è basata su ma guarda quanto è bravo questo, guarda come sa parlare di politica, sa parlare di cose, finisce. Sì, cioè nel senso è un po' come dire io non posso che annoiarmi con quelli che guardano le serie TV, per dire, perché ce n'è a iosa dei nostri parlando delle serie TV, ma è un po' come, cioè io mi metto su un gradino più elevato, quindi con voi non posso perché mi annoiate. In realtà è un po' un falso sé, si direbbe, no? Nel senso che è un po' una costruzione dove lui sente di essere accettato perché appunto, oh ma guarda, magari è stato anche adulato, no? Per guardi, bambino bravissimo a scuola, riusciamo a parlare di Piero Angela, riusciamo a fare delle cose, e questo gli ha costruito addosso una roba tipo ah, io funziono perché succedono queste cose, quindi sono in gamba. Però poi il problema è che mettersi a livello degli altri diventa togliersi un po' di dosso la maschera che lui si è costruito. Quindi noi una roba simile ce l'abbiamo con un ragazzo che faceva, diciamo, degli studi tecnici, cioè degli studi, insomma, che arrivava da noi e ci parlava di teorie di psicologia, no? E io guardavo sbadigliando dicendo boh, cioè nel senso che non è di questo che voglio parlare, perché lui cominciava a mettersi in competizione fra noi, o comunque parliamo io e te di queste cose, no? Lascia stare gli altri, ci parlava con termini tecnici e noi siamo lì, diciamo. Sì, questo è speciale, però il discorso è che per metterlo a livello degli altri c'è stato bisogno di farlo scendere da questo pensiero che questo qua, guarda caso, faceva, insomma, diciamo una scuola nostra, eccetera. Però, nel senso che fa psicologia, per capirci, però nel momento in cui ha smesso di volersi confrontare solo con noi, lasciando da parte gli altri, perché usava dei termini tecnici, eccetera, poi ha cominciato a entrare in relazione con gli altri. E adesso è uno di quelli che comunque aiuta gli altri, si fa aiutare, insomma, abbiamo ancora da lavorare. Però ha capito che il piano è quello. Non lo so se è il caso di vostro figlio una roba simile, non... però la sensazione è un po'... è che ci sia una grossa paura dietro, perché relazionarsi con gli altri è faticoso perché non si ha un po' la perdita del controllo, ho il mio controllo, so dove inizio io, finisco, ma l'altro non so, no? non posso controllare l'altro, è un elemento totalmente estraneo a me, per cui entro in una relazione e non so come ne esco. E quindi significa mettersi in gioco, significa proprio fatica. Per cui a me sembra che ci sia dietro una grossa paura. È un po'... lei è stato bravo anche a cogliere i collegamenti, no? Con la sua storia di vita passata e probabilmente ha a che fare, no? Con questa paura a mettersi in relazione, perché quanto rischio poi nelle relazioni, se poi vengo abbandonato di nuovo, che succede? Cioè, non è semplice. Una ragazza non ce ne parla, se una ragazza è là, e poi lui nega, dice io sono amico di tutti, a scuola mi conoscono tutti, io sono tutti, ma non c'è amicizia. Però questo a parte il patto di sangue, questo Elia lo usa molto molto molto, e lui dice ma se non ci sono io si mettono nei casini, e se non ci sono io c'è anche questo suo ruolo di dire state per litigare fermi, però capisce che è sempre un ruolo, diciamo, genitoriale, no? È sempre io sto un pochino sopra di voi, vi controllo, vi aiuto, sto con voi perché se qualcuno vi picchia, insomma, però se poi c'è
Lui, scusi. Armagliano, nel senso, poi mi porto a casa, io mi porto da bere, io poi vi guardo. Cioè, spiace un po', no? Perché è sempre fuori dalla stanza lui, se mettiamo la metafora, lui è sempre la guardia che sta fuori, che controlla che nessuno stia male, che controlla che stiano tutti bene, ma questo è anche un modo per avere un ruolo lì dentro. Io non posso essere come gli altri, che divento inutile nel momento in cui mi ubriaco, che ne so. Se ho un ruolo un po' più importante, gli altri mi accettano, mi tengono, è quasi strumentale, ma non... forse perché sento di non riuscire a dare nient'altro di interno a me. Conferma di questa impressione, c'è un suo amico, più o meno della sua stessa stazza, che ha la sinistra caratteristica, è un attaccabrighe, e ogni tanto finisce in una rissa, gli è successo 3 volte quest'estate. E lui, Sasha, perché non era con me, forse con me non... Quando è con me non si mette. Va bene, d'accordo. Devi vorrei riuscire a togliergli dalla testa questa fissazione di essere, non sei l'angelo custode. Ma se lui è troppo pericoloso, no? Se lui non è l'angelo custode, che cos'è? Cosa resta di lui? Non sei, nel senso che non devi essere. Lo so, ma la domanda che le faccio è: se lui si toglie quel ruolo lì, in cos'altro si riconosce? Ah sì, non lo so. Non lo so, cioè magari è tutta una roba da ricostruire, no? Sono quello che non vado tanto bene a scuola. Lui ha fatto 9 anni, ha fatto il terzo adulto, perché quell'altro era un animaletto del consacro, quindi lui ha fatto il terzo adulto, era lui che badava a che non ci picchiasse, era lui che cercava di placare le acque, eccetera, eccetera. E quindi chiaramente è stato investito. Sì, cioè, onestamente dobbiamo dire che gli abbiamo chiesto molto rispetto alla serie di eventi. Ma probabilmente lui era contentissimo che gli chiedeste molto, quella roba lì gli dava appunto un ruolo, tutto quanto. Poi lui da primogenito improvvisamente si è ritrovato ad essere il figlio più piccolo, quindi anche lì che ruolo ho, qual è la mia identità all'interno della famiglia. Vi aiuto io, state tranquilli. Quindi diciamo genitori e figli, è diventato genitori e Sasha è figlio. E allora come fa uno che sta su quella base lì a fare il ragazzo? Sì, il tema del ruolo è un tema fondamentale, nel senso che poi ognuno dei ragazzi si trova sempre a vivere un determinato ruolo. C'è chi appunto aiuta gli altri, c'è chi invece preoccupa e quindi è preoccupa pesantemente, no? Deve sempre essere un po' l'incarnazione della vittima anche nel gruppo, e quindi deve attirare su di sé le attenzioni in qualche modo, alzando sempre un po' il tiro. Mi chiedevo anche nelle vostre esperienze come lo vivete questi ruoli nei gruppi dal vostro punto di vista, se avete delle tiro, no. Se voi avete delle esperienze a riguardo per far confrontare ancora. Come sono, cioè, nei gruppi che loro hanno in mente, sì. Se succede qualcosa di questo genere. Sì. Non voglio vedere perché mio figlio non racconta niente. Ok. Non scuce nulla. Va bene. Secondo me avrebbe bisogno di frequentare un gruppo di questo tipo, ma vai a parlargliene, non ne ha assolutamente bisogno. Alice, crede che non ne abbia bisogno? No, io credo che lui ne abbia bisogno, è mio figlio che non ne abbia bisogno. Ma da cosa lo vede che ne avrebbe bisogno? Perché lo vedo, in molte cose lo riconosco nel figlio del Signore, hanno molte cose in comune, anche il tipo di scuola. E lo vedo chiuso, lo vedo con poche relazioni, chiuso in famiglia, con noi parla poco, passa tanto tempo nella sua stanza con la scusa di studiare, poi i risultati insomma dicono il contrario. Si isola tanto, anche in famiglia, sì.
bisogno di un aiuto di questo tipo, o individuale, oppure forse ancora meglio di gruppo. Però guai a parlargliene. Perché lui non riconosce la difficoltà. E poi ha una percezione di sé completamente diversa da quella che è la realtà. Non accetta di avere limiti, che ne so, anche nello studio, cioè, insomma, sappiamo tutti che ognuno ha i suoi tempi di apprendimento. Lui ha dei tempi di apprendimento un pochino più lunghi, ma questo non lo accetta. Quindi ha una percezione diversa da quello che è in realtà. Quindi si ostina a fare determinate cose che poi non lo portano ai risultati. Questo è uno dei tanti aspetti, perché poi la sua personalità è molto complessa e articolata. Però appunto gli farebbe bene una cosa di questo tipo, farla tirar fuori un po' le cose che da dentro, rapportarsi con gli altri, vedere che non è l'unico mondo ad avere magari delle problematiche, no, proprio perché ha una percezione diversa dalla realtà, certo, ritiene di non avere bisogno, quindi deve maturare ancora la sua motivazione, esatto, deve maturare questa Ma abbiamo tutti i genitori o ci sono anche insegnanti? No, lei non è genitore. La nostra seconda figlia è una adolescente. A un certo punto ho una sorella più grande di 9 anni che è nata. 21. Un'esperienza positiva. Sì. Il senso di onipotenza, secondo me, è altrettanto pericoloso come il senso di inferiorità e insufficienza, no?
noi ti rendevamo conto, io sono andata anche a sentire dei all'interno delle discussioni sull'adolescenza, in via Maria Vittoria, c'era una libreria che faceva questi incontri. Lego libri. In quegli anni lì ce n'erano molti. Quello che avevo capito era che dovevamo farlo presente che noi l'avevamo avuta e accettata per quello che era. È l'altra faccia della medaglia. Ma lei poteva anche parlare, però rifiutava questa amicizia. Non normale, no? In quegli anni lì, lei aveva 13 anni nel 2000. Forse era l'inizio di tutto questo, diciamo, diffusione del sapere, tutte le possibilità magiche. Noi non sapevamo bene che non potevamo essere magici. Certo. Bravo, invece adesso la magia c'è. Mi ricordo che dicevo, ma potessi almeno chiamare una persona al telefono, però c'erano tutti i telefoni della città, io avevo un numero speciale, potevo chiamare il telefono. E poi arrivando il telefonino, quella è magia. Tutte le illusioni che noi abbiamo nel cervello si realizzano. Possiamo vederla, non dico toccarla, però mi sembra che con l'ologramma, con solo delle proiezioni, c'è anche una specie di adesso, quando ho ideato degli occhiali speciali, tu, è come se tu poi se ti metti in una struttura puoi avere anche delle sensazioni fisiche. Anche il cinema era una magia, la televisione. Sì, quindi sì. Quindi diciamo che non è che lo critico, però dell'adolescente questo è esplosivo, nei due sensi. Sì, non è potente. Sì, è l'altra faccia della medaglia, no? L'altra faccia della medaglia. Non so. Mi incuriosirebbe, ma adesso è presto per voi. Quelli che finiscono il gruppo. Beh, qualcuno è già uscito, sì, eh? Sì, quindi... Sono in contatto? Anche via presto. Tra di loro? No, con noi no. Praticamente la nostra politica di Aria è quella poi di fare dopo un tempo che abbiamo stabilito una telefonata tipo dopo 6 mesi o qualcosa del genere, una telefonata per sapere come stanno, eccetera. Questo negli individuali. Nel gruppo tutto sommato abbiamo avuto delle persone che a volte sono andate via dicendo il gruppo non mi basta, voglio proprio uno spazio individuale, no? Perché mi rendo conto che ho bisogno di questa roba qua. Altri invece che si sono sentite meglio, adesso stiamo dimettendo un paio di persone che hanno fatto proprio un gran percorso. A distanza di anni sì, ne abbiamo presente uno che l'abbiamo dovuto rincorrere il primo giorno che è venuto perché non riusciva a entrare da noi e quindi proprio a rincorrerlo per la strada. E poi nel frattempo, insomma, è riuscito a mettersi in relazione con gli altri, è riuscito a trovare un lavoro, è riuscito a fare delle cose e quindi... Voi registrate almeno acusticamente? No, abbiamo però una persona che ci... sì, che scrive, un recorder, che... Insomma, la funzione di memoria del gruppo. Mm-mm. E non c'è un inizio e una fine, nel senso fa il suo. Ognuno quando si quando sente sì. Uscendo può ritornare. Ma guardi, a volte ci sono proprio delle a volte ci sono delle resistenze, diciamo, no? Per cui magari dicono "Ma esco perché non mi serve più, non mi è mai servito", cose di questo genere. Per cui noi mettiamo comunque anche a disposizione la possibilità di parlare in maniera individuale con loro, no? Quindi loro sanno che noi siamo lì nel gruppo, ma in caso di difficoltà possono comunque venire, cioè prendere un colloquio con noi per spiegarci. Cosa sta succedendo. A volte ci sono delle persone che per esempio non hanno letto i temi pesanti e quindi dicevo io venivo qua per conoscere gli altri, però se gli altri mi portano
certi temi pesanti, era l'allusione a cui faceva la collega prima, riferita a qualcuno che porta dei temi ogni volta sempre più pesanti, e magari qualche ragazzo non c'è. Tagli, tentativi di suicidio e cose di questo genere. E quindi c'è qualcuno che magari dice io non ce la faccio, non è di questo, no? Dipende un po' dalle situazioni. E quindi qualcuno che è troppo angosciato, non possiamo stringere, si fa un lavoro insieme, diciamo nell'individuale, poi lo si lascia andare, se volesse tornare può tornare, però... No, lo danno loro. Non è un gruppo tematiche, esatto, sì. Come nelle terapie individuali, per cui sì, tendenzialmente la domanda è come è andata la settimana e si parte dalla condivisione un po' di esperienze o di quotidianità proprio. Anche perché poi diventa una puntata, no? Esatto. Una storia puntata, nel senso che quella dell'altra volta l'abbiamo lasciata con questa situazione, chissà com'è andata. E loro insomma ce lo raccontano, per cui se lo raccontano, sì, ecco. Finalmente. Sì, finalmente. Ci sono altre persone invece per le quali appunto noi abbiamo sentito che adesso era anche il caso di lasciarle andare, no? Ma anche come riconoscimento, nel senso che non c'è un inizio, non c'è una fine, quindi loro potrebbero accompagnarci fino alla fine del mandato di Aria. Però forse non è neanche il caso, nel senso che questo significa anche riconoscere loro il percorso che hanno fatto, per cui come sono cambiati, e allora lì si prepara una chiusura cercando di vedere come sono entrati, come si sono sentiti e fino al punto... No, loro stanno lì, è chiaro. Insomma. Beh, in realtà no, non gliel'abbiamo mai chiesto, forse se volessimo potremmo anche chiedergliela una cosa del genere, sì. Volendo sì. In realtà quello che noi facciamo è un questionario di gradimento alla fine di ogni percorso, no? Quindi diamo questo questionario che è anonimo, in cui loro mettono degli indici di gradimento che vanno dalla segreteria agli orari di apertura, al percorso, a come si sono trovati, a che cosa hanno sentito che è cambiato in loro, se c'è qualcosa che potremmo migliorare, eccetera, eccetera. Quindi questo c'è. Però essendo anonimo finisce nella... noi sappiamo se sono persone che sono state per un percorso familiare, individuale o di gruppo, perché c'è la crocetta, però non sappiamo chi è. Ecco. Il gruppo, siccome ne dimettiamo uno ogni tanto, potremmo anche scoprirlo. Sì, quello che facciamo è sicuramente accompagnare sempre il percorso di ciascuno, nel senso che si valuta... Entrambe le parti valutano quando è il momento di salutarci e quando è il momento di chiudere il percorso. E una cosa interessante è anche il momento di nuovi ingressi. I nuovi ingressi significa ripresentarsi. Quindi c'è questa fase di presentazione del gruppo, ciascuno si presenta al nuovo ingresso, al nuovo partecipante, ed è interessante come ciascuno decide di presentarsi e ripresentarsi, quindi cosa racconta di sé, cosa decide di portare al nuovo ingresso, cioè alla persona che si presenta, quindi come decide di presentarsi. Ogni volta che c'è un nuovo ingresso, una persona però, nuova, sì. Di solito sì, viene sì, preparato, sì. No? La quindi volta anche prossima. Lì è un po' l'indice del cambiamento, no? Si è arrivati per questo, si ha la domanda del e cosa dico? Perché in realtà sono entrato per questa problematica, adesso mi sento una persona completamente diversa, cosa posso dire? Come mai? C'è questo livello di consapevolezza così sì. Autentico, non recitato? Sì, sì. Non sempre, non tutti sentono, sì, esatto, il cambiamento, dipende però... da quanto ci sono, però sì, ci sono dei ragazzi che sono arrivati per qualcosa e adesso proprio sono, non so, ne abbiamo uno che è arrivato dicendo buongiorno, sono questo qua e voi vi annoierete tanto di me subito perché io sono uno proprio noioso, no? E andando avanti l'altra che arriva e dice lo so che quello che sto per dire è stupido, però ve lo dico lo stesso, no? Adesso questi qua, sta roba dello stupido non lo dicono più, questo qua non si dice più che è uno noioso, anzi gli viene dato dal gruppo anche un rimando del genere, è interessante quello che tu dici, no?
Quindi, ma proprio perché lo diventa interessante, nel senso che una volta che si toglie quella roba lì, lui sa di essere uno noioso che arriva nei gruppi, i gruppi si annoiano, fa qui un'esperienza diversa e si rende conto che ha anche delle cose da dire, come l'altra che dice so che è stupido, e a un certo punto si rende conto che non è stupido. Poi magari non è una charliera, ma quando parla dice sempre delle cose interessanti. Quindi c'è questo percorso, loro se ne rendono conto. Quindi sì. Dunque, ad Aria arrivano a volte, insomma, sul consiglio dei genitori, sì, spontaneo, attraverso consigli di amici, la psicologa della scuola, insomma, a volte vengono perché hanno un disagio e non sanno come gestirlo. E a qualcuno viene proprio perché magari dice solo io voglio fare delle esperienze con dei coetanei, per cui vengono proprio direttamente nel gruppo per questo motivo. Altri vengono dicendo voglio solo studiare i gruppi, e poi in realtà gli fai un pezzo di percorso individuale, scoprono che c'è qualcosina da aggiustare anche dentro di loro, e a quel punto si può lavorare, perché mettere uno che viene a studiare i gruppi ha senso, insomma. Non è che sono... Sì. Sì, no, nel senso che siamo noi che vorremmo inviarli ai servizi, ma a volte i servizi li inviano a noi, e quindi noi in realtà quando finiamo... Sì. Ma dunque, stiamo parlando del gruppo o di Aria in generale? Del gruppo. Ma facciamo la selezione, ma intesa come colloquio preliminare per capire anche che tipo di persona abbiamo davanti e avere un'idea di come sarà poi nel gruppo, nel senso che noi abbiamo in mente il gruppo e quindi dobbiamo capire se è compatibile, per cui facciamo dei colloqui per conoscerla meglio prima e per capire anche la costanza. I colloqui preliminari al gruppo servono anche per assaggiare un po' la costanza del venire, esatto, se tiene, e poi capiamo anche il momento, conoscendo la persona, quando è il momento ideale per poterlo introdurre al gruppo. Anche in base alla dinamica che in quel momento si sta instaurando nel gruppo, no? Quindi magari ci sono delle cose in corso nel gruppo che se andiamo e portiamo quello nuovo, resta fuori, non ha senso, perché si sta discutendo di una roba che è successa la volta prima, che sta andando avanti un po'. Sì. Infatti loro cercano di inserirli, no? Quelli nuovi, bene o male, poi appunto ci sono delle volte che si dicono cose in più, altre che dicono sono Angela, ho 16 anni, fine. E allora lì dicevano, cioè, raccontate qualcosa di più. Però in generale quelli che arrivano dai servizi sono persone sofferenti, per carità, sono persone che magari a volte di servizi hanno dato tutto quello che potevano e dicono provate a far fare anche questo percorso in gruppo, e a quel punto io credo che non ne abbiamo rifiutati un granché, ecco, è proprio in minima parte. Qualche volta sì, ma non tutto è per tutti, non tutto è per tutti in quel momento lì. O la risposta che forse stava dando la collega alla signora, nel senso che cioè, sono persone che devono essere motivate, perché se no, se vengono pensando o avendo anche solo paura, no? Cioè, io in quel momento non voglio mettermi in gioco su sta roba qua. Bene. Bisogna convincere una persona a partecipare a un'esperienza di questo tipo, non avrebbe la motivazione. Sostenere è la parola giusta, però sostenerlo sì, ma costringerlo in qualche modo o invitarlo, cioè, sì, si può, ma sa. Se lei mi dice devi andare dal dottore perché stai male, io sto benissimo, che bisogno ho, no? Facci tu dal dottore, che generalmente è la risposta media che viene data. Però sì, cioè, nel senso che a volte non è detto che, cioè magari suo figlio in questo momento non sta bene, ma non è ancora il momento
per prendere in mano la sua vita, la sua situazione, no? Magari ha bisogno di peggiorare un altro po' per decidere che è ora di muoversi. È come quando noi andiamo dal dentista, quando il dente ci fa male da un po', no? Quando decidiamo, insomma, a quel punto. Sì, sì, ma questo in qualsiasi percorso, diciamo, psicologico e anche altro, ma anche negli individuali, piuttosto che in quelli di famiglia, insomma. Sono, è così, cioè, perché poi si lavora su di sé, insomma, è, un, è una bella cura canalare, per cui una persona deve essere motivata a farla. Beh, anche ma, in sì, Italia. Il nostro modello di riferimento è la gruppo analisi. La gruppo analisi nasce appunto intorno agli anni 30 da Fuchs, i primi italiani. Sì, poi si è sviluppato dagli adulti agli adolescenti, insomma, in tanti campi. Dei gruppi adolescenti? Non gli stessi, ecco, non gli stessi adolescenti. Lavorano? Sì, da una decina d'anni forse sì. Ma sì, sì. I gruppi sono un po' difficili da costruire, sì. Da costruire e da mantenere, e sono un po' difficili anche da trovare. In ASL ho l'esperienza in ASL a Moncalieri, e lì ce ne sono, perché ci sono anche persone preparate a tenerli, quindi conduttori formati a questo. In altri posti è più difficile, trovarli, perché insomma. Sono difficili da costruire, da mantenere, bisogna avere un pensiero proprio sul gruppo ed è faticoso, per cui insomma ci vuole proprio un'equipe che pensi, prima di tutto il gruppo deve essere pensato dai conduttori e dalle persone che ci lavorano. Esatto, anche. Dai, per quello che qualcuno a volte se ne va e lo lascia andare, no? Non è che stare lì a guardare che succede. Sì, la risposta è sì. Cambia l'identità, cioè cambia la propria percezione di essere sbagliato all'interno. Ci si sente sbagliato in modo diverso. Si solidifica più si va avanti. Nel senso che i piccoli hanno tutto sommato sembrano più mobili. No, in qualche modo, forse anche voi per il discorso che dicevamo che sono un po' costretti a stare comunque nell'ambiente. I nostri grandi c'è qualcuno che non fa niente, no? Appunto è iscritto all'università ma non va, oppure che non esce, non ha amici, gli altri vuoi o non vuoi sono invitati dai loro compagni, insomma fanno delle cose. Nei grandi si solidifica un po' di più questa idea di non farcela, in qualche modo. E quindi è un lavoro un po' più complesso quello con loro. Per esempio i piccoli parlano tanto di serie TV, per dire, no? Questa roba li accomuna tantissimo, loro hanno proprio anche voglia, poi raccontano anche altro, però ci sono dei punti in comune. I grandi invece raccontano proprio un disagio interiore, è molto più pesante il gruppo dei grandi rispetto a quello dei piccoli. Sì, c'è forse anche più consapevolezza nei grandi di anche da dove arrivano le mie difficoltà, e quindi c'è anche più timore ad esporsi e ad esporle, mentre nei piccoli come se questa consapevolezza un po' balenasse, ma ogni tanto no, per cui c'è più possibilità di condividere anche dei pezzi della propria storia, perché insomma li racconto. Siccome non so da dove arrivano, esatto. Non sono pericolose, no? Questo è il mio modo di fare. Ci pensiamo noi a problematizzarlo. quindi... No, però sì, un pochetto anche questo. Per cui qualcuno viene anche solo per avere un confronto appunto con gli altri e magari ha una vita sociale fuori. Però viene lì e racconta il suo pezzo. Poi magari non è tanto proprio il suo ambiente, quindi alla fine se ne va.
altri che avevano bisogno di confronti, no? Mi viene in mente una ragazzina che è arrivata, che aveva, diciamo, una vita relazionale soltanto online, mettiamola così, questo fidanzato da un anno virtuale che non aveva mai conosciuto, ed era molto, insomma, preoccupata per questo ragazzo, eccetera. Poi ha fatto dei pasticci su Facebook, gente sconosciuta che le chiedeva delle foto di un certo genere, insomma, un po' di pasticci. E i nostri le dicevano: vedrai che l'anno prossimo che vai alle superiori, sto ragazzo online te lo perdi, no? E infatti se l'è perso, nel senso che adesso ha cominciato a conoscere altra gente, esce con altra gente. Il problema nel suo caso è arginare un po' questa sua vita online che lei usa per riscattarsi con quelli che in qualche modo alle medie l'hanno presa in giro, cose del genere, e però fa pasticci. E allora noi, il nostro compito, diciamo, di gruppo è quello di cercare di sostenerla. Noi la cazziamo un pochetto, nel senso che comunque un po' di ordine bisogna in qualche modo darglielo. Però gli altri ragazzi, bene o male, l'aiutano in questo, no? E lei usa quella facciata lì per far vedere quanto è il suo riscatto, sostanzialmente. Il problema è che non è tanto un riscatto. Quello lì sì, quello lì la mette nei guai, non è negativo. No, a parte, appunto, magari la mancata consapevolezza dei pericoli. Sì. Però, se di per sé, potrebbe benissimo. Dipende come lo usi. Esattamente, assolutamente, però quello... Sì, poi lì è un discorso ampio. Però, ecco, ci sono certi pericoli di questo genere. E anche su questo si lavora, insomma, ma si lavora anche con gli altri nel gruppo, no? Quindi c'è un po' questa anche possibilità di sentirsi qualcuno, anche se non devo per forza esibire le mie foto di un certo genere in giro, ecco. Anche perché mi viene in mente, i rimandi che si fanno tra loro hanno una valenza talvolta anche maggiore rispetto ai nostri rimandi a loro. Cioè, tra coetanei il messaggio arriva anche più esplicito, più chiaro, diretto, per cui è prezioso l'aiuto. Ciao! Ciao, arrivederci. Nel tollerare lei. Com'è cambiato questo gruppo? Ma per quel che mi riguarda, da un punto di vista esperienziale, io non ho una formazione proprio gruppo analista. Mi ha cambiato nel scoprire, da una parte, da un punto di vista proprio formativo, che ci poteva essere un pensiero di gruppo, che è una roba, io appunto un po' più sull'individuale, no? Mentre il suo, no, ma davvero, nel senso che comunico con il personaggio di turno, mentre lei interviene dicendo: mi sembra che il gruppo in questo momento dica delle cose, e in effetti sono delle robe, eh? Sì, no, forse funziona anche per questo. Però dico, cioè, mi fa quasi paura il gruppo a volte, no? Sembra un blob veramente con un'entità sua sotto questo punto di vista. Sotto l'altro, diciamo che è una bella esperienza, è anche un poter vedere i ragazzi come si relazionano fra di loro, no? Anche perché magari sono figli nostri, nel senso che prima gli abbiamo fatto il percorso individuale e poi li vediamo nel gruppo, quindi li vediamo anche cambiare in qualche modo, per cui certi pezzi che abbiamo fatto insieme si possono vedere, altri che dici magari li possiamo ancora aggiustare in qualche modo, però è un'esperienza utile, anche perché ti fa riflettere sul gruppo, sul ruolo che hai nei tuoi gruppi propri, no? Ognuno di noi ha un contesto in cui si muove in certi modi. E allora quelle dinamiche lì, stando lì dentro, osservando quello che riusciamo a osservare sugli altri, poi le vediamo anche su di noi, insomma. Beh, il conduttore è anche parte integrante del gruppo, parte del gruppo. E poi a me emozionano tanto i gruppi, e nel momento in cui appunto finalmente si guardano e si parlano, è veramente un qualcosa di emozionante. Quando pensi che potresti uscire, no? Tutto sommato, caspita, finalmente. Mm-mm. O quando li vedi che cominciano a parlare anche, perché magari stanno così per una vita. E... Certo.
gente che esce e non riesce a rientrare, insomma, e poi magari invece dopo cambiano proprio tanto, ecco. Sono i nostri bambini che crescono. Sì. Sì, sì, sì. Allora, diciamo che li abbiamo visti una trentina fino adesso, mentre tutti insieme i gruppi sono un massimo di 8 persone. È un piccolo gruppo, sì. Si muove a piccolo gruppo, per cui si sta sotto le 8 persone, proprio per dare modo anche di confrontarsi e di condividere in un'ora e mezza, di poter lavorare. Il gruppo dei grandi è un po' più piccolo. E quello dei piccoli invece è arrivato, 7-8 persone ci è arrivato, ecco. È un po' più mobile il gruppo dei piccoli. Ma guardi, tenga presente che siamo tutti in cerchio e non c'è un posto fisso, no? Quindi noi facciamo attenzione a sederci ogni volta in un posto diverso. Loro hanno il loro banchetto del prete col nome sopra, no? Nel senso che ognuno si siede nella sua postazione, quindi a volte per fregarli ci sediamo noi nel loro. Però sì, è un po' come una classe alla fine, perché sono sempre gli stessi che si ritrovano e che condividono l'esperienza, ecco. No, come le dicevo, sono passati una trentina di persone, quindi il gruppo dei grandi sì, è un anno che c'è e sono sempre gli stessi. Arrivederci, grazie. Al momento sono più o meno gli stessi, poi qualcuno in quel caso ha dovuto abbandonare, ma proprio per impegni scolastici, perché insomma, non poteva più venire a quell'ora lì. Però sono più costanti. Il gruppo dei piccoli invece cambia un po' di più. Più movimentato, sì. Dai 14 ai 18, ecco, quella è una cosa da capire, nel senso che il livello 18-19 dipende anche dal ragazzo che abbiamo davanti e dalle tematiche, perché a volte ci sono poi abbiamo dei piccoli che nel frattempo sono diventati grandi e adesso c'è anche un po' questa roba del genere, varrebbe la pena spostarli nei grandi, perché però poi alla fine stanno appunto, sono un po' quelli che stiamo dimettendo perché sono proprio diventati già proprio bravini, non, tenerli in un gruppo del genere comunque è sempre dire tu da solo non ce la fai, e invece adesso se avranno bisogno torneranno, però in questo momento la nostra sensazione è che possano finire col ciclo scolastico, perché sono in quinta, possano comunque finire anche con noi, no? Poi appunto il livello 18-19 siamo un po' nel dubbio di solito se sono già abbastanza maturi, diciamo, proviamo a metterli nel gruppo dei grandi. Mm-hmm. Ah, meno male, grazie. Perché appunto il ragionamento è che il gruppo serve proprio alla costruzione del proprio sé. La persona appunto si struttura attraverso un po' i rimandi che gli altri danno. Per cui io faccio questo, metto in campo questo mio comportamento e vedo che effetto fa, che cosa mi rispondono gli altri, e in base a quello io capisco cosa ho messo in campo anche di mio. E il gruppo serve proprio per rivedersi nei rimandi, nello sguardo degli altri. Anche. Sì, anche quello a volte bisogna abbassarla. Però sì, il discorso è un po' quello di vedere attraverso appunto i rimandi degli altri se il mio modo di essere funziona. Perché poi a volte ci sono proprio dei modi nostri che abbiamo imparato di relazionarci con gli altri che non vanno bene. All'interno di un gruppo protetto, quindi un gruppo dove questi qua non devono essere amici, quindi io non devo fingere di essere meglio di quello che sono per poter essere accettato anche fuori, no? Lì se piaccio piaccio, se non piaccio pazienza, tanto voi vi vedo qua e basta. E allora è un posto dove bisognerebbe poter essere più autentici sostanzialmente e lavorare
su un livello un po' più alto, no? No, nel senso, ti sei comportato così, che cosa è successo, cosa suscita negli altri questo tuo modo di comportarsi, perché in un gruppo all'esterno, se uno mi dà fastidio, lo ignoro, però di sicuro non mi viene da cercarlo. In quel gruppo lì, un atteggiamento del genere, si cerca di far dire agli altri, ma come vi siete sentiti di fronte a questa roba qua, e quindi a quel punto si può anche fare un pensiero su una roba. Io non mi ero mai accorta che sedermi sulla cattedra poteva essere una roba che dava fastidio agli altri. Se voi me lo rimandate, ci ragiono su, e se penso che sia vero, magari la prossima volta sto piedi, no? E questo mi permette di essere più accettato nel gruppo degli altri, insomma, nei gruppi all'esterno, ecco. Quindi uno nessuno 100.000, perché ci sono, abbiamo tanti gruppi di relazione, però noi siamo sempre questi che si propongono in una certa maniera, e se non funziona c'è la possibilità, forse grazie arrivando degli altri, di cambiare qualcosa, di modificare, sì, o di rifletterci anche e solo. Anche di sperimentare ruoli differenti, no? Io al tuo posto avrei fatto così. Allora la volta successiva magari mi ricapita quella situazione e provo a mettere in campo quel consiglio che ho ricevuto da Angela. E vediamo come mi trovo. E da lì mi sperimento in modo sempre diverso. Io sono sempre il maciste della situazione, no? Prendendo vostro figlio, ma che succederebbe se non macistassi, nel senso, se successi, cos'altro potrei essere? E a quel punto forse si rende conto che può anche essere qualcun altro, può anche... Ma infatti, dato che... la sua, per tornare a suo, non voglio dire impossibilità, ma difficoltà a relazionarsi in interparents, perché con i bambini piccoli o con i cani lui va benissimo. Perché non deve mettersi a confronto. No, ma viceversa, relazionandosi con gli adulti, va benissimo. E certo. Ha lavorato, si è arruolato, diciamo così, per quasi un anno con il coro degli alpini del paese, no? Ma mi piace, sono simpatico. Poi ha smesso, perché. E con quelli che sono come noi che viene difficile. Perché lì si salta fuori. Le sue fragilità. Per qualche ragione, insomma, tutti temiamo di essere toccati nei punti delicati, mi sembra evidente. Ma che lui tema così tanto di mostrare la sua fragilità. Ciao. È persino eccessivo, che io non ho strumento, credo di non avere strumento per indirizzarlo, è come si suol dire, una parola che non mi piace. Fargli crescere l'autostima, stima non è la stima dell'automobile, no, però è il senso del valore, sì, proprio. È la misura, il senso del valore è limiti, no? Cioè, posso sollevare 50 kg, 70 kg no, sì, cioè, ma che me ne faccio di sollevare 50 kg? Nel senso che forse questo posso fare delle cose con questi 50 kg o io credo che sia indispensabile sollevarne 70, perché se no lascio perdere. Cioè che lui ogni tanto oscilli tra il pensare di essere quello che risolve la situazione e quindi si mette nella posizione che lei diceva di essere quello che controlla, e poi scivoli nell'opposto, cioè temere di essere abbandonato perché non ha l'altezza. Ma sa, è un ruolo importante, il fatto che tolto quel ruolo lì, perché dovrebbero tenermi gli altri? Allora, quello è il lavoro è su perché dovrebbero tenermi gli altri. Quindi, qual è il mio valore aggiunto a un gruppo se non è quello di fare il bodyguard degli altri? Mi vorrebbero bene lo stesso, vorrebbero relazionarsi lo stesso con me, mi cercherebbero se non servisse quella roba lì. Magari serve a qualcos'altro, ma lui non lo sa perché non si è mai messo in discussione in questo senso. Dobbiamo chiudere, ci dicono. Chiudiamo. Dalla regia. Sì. Va bene, grazie per il confronto. E buon. Buona serata. Let's go.